momento d'approfondimento su una tematica quanto mai importante che crea disagi per tanti detenuti. Tra l'altro il carcere di Salerno, come altri insomma, in Italia, ha delle condizioni comunque di sovraffollamento che ormai si presentano da anni. Sì, noi oggi ricordiamo con il nostro impegno civile, professionale, politico, Alberto Simeone, l'autore, legislatore, padre della omonima legge numero 165 del 98, glielo devo, glielo dovevo anche in virtù di rapporto personale, ma oltretutto per quello che ha apportato, per come ha novellato sull'ordinamento penitenziario, sulla legge Gozzini. Lui ha toccato delle vette importanti perché ha equiparato le persone dal punto di vista umano sullo stesso piano, e che avessero un avvocato di pregio e che non lo avessero, ma soprattutto, ecco, sempre puntando a evitare una desocializzazione, proprio come vuole la nostra Costituzione. Quindi fedele ai dettami costituzionali, con la sua legge non ha tradito la Costituzione. Forse il sistema carcerario italiano che potrebbe puntare ancora di più sulle misure alternative, sulle misure di semilibertà. Sì, noi siamo stati a un passo da un'ulteriore riforma col governo precedente. Rappresento la FIDU, la Federazione Italiana dei Diritti dell'Uomo, che all'interno ha una commissione delle persone private della libertà personale. Presidente Alessandro De Rossi si occupa proprio, un architetto che si è occupato di edilizia penitenziaria. E niente, con la FIDU portiamo avanti queste battaglie, perché tutto deve ancora migliorare, è tutto ancora da fare, sì. Si parla molto del futuro oltre alle sbarre, chiaramente. Intanto però il presente è particolarmente complicato, soprattutto in una realtà come quella di Forni, dove a più riprese insomma è stata denunciata una situazione al limite della decenza, insomma, possiamo usare questa espressione forte. Sì, anche per Forni siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo è molto indicativo. Non è possibile per noi, che abbiamo una Costituzione così importante, tollerare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci bacchetti per trattamenti inumani e degradanti. La nostra Costituzione, che pone al centro di tutto l'universo giuridico, sociale, l'uomo, la persona, quindi la dignità, perché noi siamo stati condannati per non aver tutelato la dignità delle persone, che i diritti umani. E quindi la violazione per violazione dei diritti umani, ovviamente. Dicevo, se posso aggiungere, noi come Partito Radicale, quello di Marco Pannella, non violento, transnazionale, transpartitico, ci siamo stancati di parlare di carcere, noi vogliamo parlare di giustizia. E come diceva Marco Pannella, il carcere è l'appendice illegale di un processo penale altrettanto illegale. Oggi parleremo di questo e anche di altro con Rita Romano, che oggi è in prima linea e che non vuole essere Eichmann, ma vuole occuparsi di diritti umani. Questo Stato è stato condannato, deve smetterla.